intitolato Allenamente, una città per tutti, il progetto di innovazione urbana di cui è capofila il comune di Cecina. Il PIU è intervenuto sul villaggio scolastico, una zona che contiene la maggior parte dei servizi sportivi, culturali e scolastici della cittadina, ma che versava in forte stato di degrado. Il progetto è relativo a una riqualificazione complessiva dell'intera area, consistente in un ampliamento della biblioteca comunale per dare nuovi spazi ai giovani e a tutti i fruitori della biblioteca, un ampliamento del teatro comunale inerente al rifacimento di un nuovo foyer, biglietteria, ingresso, nuovo condizionamento e un ampliamento della capienza con il riutilizzo della galleria. Inoltre viene ridisegnato l'intero assetto ciclabile, campestre e pedonale dell'area, dando libertà a tutti di potervi accedere, in quanto il progetto è stato realizzato al fine di permetterne la fruizione anche ai soggetti diversamente abili. Questo è il, diciamo, punto focale dell'intervento, anche se sembrerà paradossale rispetto all'intervento di 6 milioni e mezzo di euro, ma è quello che mi sta più a cuore, perché è il parco giochi dei bambini speciali, quelli che noi chiamiamo bambini speciali. Accanto, abbiamo visto anche prima, ci sono l'area fitness, c'è un ampliamento del teatro, c'è l'ampliamento della biblioteca, c'è la realizzazione di un campo da rugby, c'è la realizzazione dell'impianto sportivo per l'atletica leggera, lo skate park, BMX park, snowboard park, e ci sarà poi il collegamento di tutta l'attività, di tutte queste attività tramite dei vialetti coperti, anche serviranno per accesso alle scuole, la parte per il fitness, per la campestre, per il ciclo pedonale, per poter passeggiare. La realizzazione del progetto ha richiesto un investimento complessivo di 6 milioni e 96 mila euro e ha ottenuto attraverso il POR FESR 2014-2020 un contributo pubblico di 4 milioni di euro. Il finanziamento europeo è stato determinante per riqualificare questa ampia zona e oltre alla rilevanza economica è stato anche rilevante come modalità di lavoro, come gruppo di lavoro, come esperienza di organizzazione che la gestione di questi finanziamenti comporta. Quali sono gli sviluppi futuri del progetto Allenamente, una città per tutti? Aggregare le scuole esistenti e realizzare degli spazi pubblici urbani di questo tipo dove, diciamo, la scuola, la cultura e lo sport si fondano insieme per puntare sul futuro dei nostri giovani.